Nel Vangelo di oggi, preso da Giovanni al capitolo 15, dal versetto 26 e seguenti, leggiamo: tutti furono pieni di Spirito Santo. La festa di Pentecoste, 50° giorno dopo la Pasqua, costituisce la pienezza del mistero pasquale. Gesù risorto, asceso al cielo e partecipe della Signoria di Dio, adempie la promessa fatta ai suoi discepoli di inviare loro il Consolatore, lo Spirito Santo. Gli apostoli, in preghiera nel cenacolo, vengono raggiunti da un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, che riempie tutta la casa dove stanno. Dice il testo, apparvero loro lingue come di fuoco che si posavano su di loro. E tutti furono pieni di Spirito Santo. La forza di questo dono li trasforma. E finalmente hanno il coraggio di uscire, di esporsi, di predicare. È lo Spirito Santo che dà forza e coraggio, trasforma ogni paura e titubanza, unisce e dona luce al cammino. Abbiamo tanto bisogno dell'effusione dello Spirito, ecco perché la Chiesa mai si stanca di invocarlo. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.